Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. Il nostro viaggio riparte questa settimana da Chiavari. Alle mie spalle il Teatro Cantero, che è stato teatro più che mai di una serata fantastica. Scherma e jazz, i grandi campioni non solo di sciabola, fioretto e spada, ma anche del pianoforte e della tromba. Da una parte Dado Moroni ed Enrico Rava, dall'altra grandi firme della scherma come Occhiuzzi, La Durando, Terenzi, Carozzo, hanno reso omaggio ai campionati del Mediterraneo, il grande evento che dal 31 gennaio al 2 febbraio terrà banco proprio al Palazzetto dello Sport di Chiavari, con 20 nazioni e 200 atleti in arrivo da ben 3 continenti. Una grande festa che vi proponiamo in grande esclusiva qui in Stelle nello Sport. Vedere il teatro pieno sicuramente ci riempie come Chiavari Scherma di gioia. Continuerò a ringraziare le persone che sono venute a trovarci, e tutti, diciamo, a partire dalle associazioni, dall'enti, dalla Regione Liguria, dal Comune di Chiavari, dalla Camera di Commercio e tutti i nostri sponsor. E soprattutto ne approfitto nuovamente per ringraziare proprio i genitori della Chiavari Scherma, che grazie al loro volontariato hanno dato la possibilità sia dell'evento di stasera e degli eventi che ci aspetteranno nei prossimi weekend, non questo ma quello a seguire. Quindi dal 31 di gennaio al 2 di febbraio il Palazzetto dello Sport di Chiavari, dove in pratica si inaugurerà l'undicesima edizione dei campionati del Mediterraneo. 20 nazioni, 200 atleti che arrivano da 3 continenti, numeri che sono una realtà, un evento che va oltre lo sport. Direi di sì. Come ho detto anche più volte, organizzare nel 2014 i campionati del Mediterraneo con nazioni dove hanno sicuramente dei problemi che tutti i giorni vediamo in televisione, prendo i giornali, non è stata un'impresa facile. Per questo va dato merito sicuramente in primis alla Federazione Italiana Scherma, che grazie al suo presidente è riuscito a coinvolgere i presidenti di queste federazioni. Quindi avremo il piacere qui a Chiavari di vedere 20 nazioni in rappresentanza di 3 continenti, che ricordo essere l'Europa, l'Africa del Nord e l'Asia Medio Orientale. Sarà anche un bel momento di scambio anche di cultura, essendo anche ragazzi giovani eccetera, e curiosità, non nego anche un pizzico di curiosità per vedere anche sotto il profilo tecnico come questi giovani di altri appartenenti a altre nazioni si allenano e tecnicamente a che punti sono. Tra i temi di questo campionato del Mediterraneo, la ciliegina sulla torta è la partecipazione, la convocazione in nazionale della vostra Alice Cassano. Beh, sicuramente è proprio la ciliegina sulla torta, ci tenevamo molto e credo che sia veramente bello, appagante per tutti quelli della nostra società, avere un atleta nata nella Chiavari Scherma che ha la possibilità di partecipare a questi campionati. E diciamo che andiamo oltre, diciamo, speriamo non solo la partecipazione ma che giunga anche qualche soddisfazione e qualche sorpresa. Per me è stato un piacere venire qui, quando me l'hanno detto io sono subito stato molto felice, perché oltretutto incontro Tony, che per me quando ero piccolo era sicuramente uno degli atleti più forti e lo vedevo come idolo. È un po' che non ci combatto, quindi stasera sarà dura, però per tutto il resto è un piacere essere qui davvero. Scherma, che lo ricordiamo, è la federazione che ha regalato in assoluto nella storia dell'Italia più medaglie. Qual è il segreto di un paese nostro che, insomma, passano i cicli, i quadrienni e continua a sfornare talenti? Ma il segreto non si sa, ecco. In realtà io credo che noi siamo tutti quanti ottimi atleti, c'è un'ottima base su cui lavorare, che iniziamo a lavorare già da quando siamo piccoli, verso i 6-7 anni, e soprattutto abbiamo ottimi maestri, quindi credo probabilmente il segreto sta proprio lì nella classe dei maestri, e poi soprattutto i gruppi sportivi che ci sostengono. Ecco, io faccio parte dell'aeronautica militare e se non avessi avuto l'apporto dell'aeronautica probabilmente non sarei qui in questo momento. Campionati del Mediterraneo a Chiavari, che insomma sono un'altra delle occasioni in cui i giovani talenti emergono, molti dei campioni di oggi sono passati da questo evento. Sì, esatto, i campionati del Mediterraneo sono una gara molto importante per loro, una gara dove si possono mettere in luce anche nei confronti dei commissari tecnici e fare notare le proprie caratteristiche tecniche, quindi faccio un grosso in bocca al lupo alla nazionale italiana e speriamo che magari possa uscire qualche nuovo campione, non per le prossime Olimpiadi magari, perché ci sono io, ma per quelle dopo ancora. Sicuramente è un appuntamento che i giovani sentono, anche perché è un appuntamento ufficiale, tutti ci tengono a far bene. Poi
fatto che sia in Liguria è un volano per questo sport che non sempre può essere, non sempre è visto come magari il calcio. Una volta ogni 4 anni ci ricordiamo che è lo sport che ci porta più medaglie in assoluto, poi purtroppo ogni tanto ci si dimentica. Magari questo evento riporta un po' in copertina una scherma, magari il 2014 ci regala ancora un carrozzo in grande forma. Il 2013 l'hai chiuso con il titolo tricolore. Ma io lo spero, i segnali che ci sono e sono in forma li ho dati, e direi che il CT invece non li ha recepiti. Vedrò di darne altre, di essere ancora più incisivo dell'anno scorso. Oltre al titolo italiano, cosa ti aspetti da quest'anno? Ma sicuramente voglio e devo fare bene in Coppa del Mondo affinché siano obbligati a riprendermi nazionale. La spada a Rio come sarà difesa? Da chi? Anche a livello squadra o solo individuale? No, quest'anno finalmente, cioè quest'anno, tra 2 anni finalmente ci sarà di nuovo la gara a squadre, come non era successo invece a Londra. Quindi i posti per qualificarsi saranno 3 o 4, a seconda poi di come decideranno di fare la gara a squadre, e ci sono più possibilità. Da ligure insomma, grande risultato, dal 2003 arbitro internazionale, tanti appuntamenti di grande livello, nei mondiali italiani di Catania, e un sogno che è quello delle Olimpiadi. Beh certo, l'obiettivo è quello, Rio 2016, ci proviamo, da quest'anno sono entrato in una lista di 5 migliori arbitri al mondo di Fioretto, speriamo che questo mi permetta di raggiungere il mio obiettivo. Bisogna sempre lavorare, farsi sempre trovare pronto, dire sempre di sì a tutti gli appuntamenti, sacrificare la famiglia per questo, però capisco, siamo tutti uniti per questo obiettivo, speriamo di raggiungerlo. E poi c'è un piccolo problema da arbitro di Fioretto, non si arbitrerà mai la finale per l'oro del Fioretto finché l'Italia sarà così forte in campo femminile. Beh, ne vengo un esempio adesso da un weekend a Parigi in Coppa del Mondo, dove ha fatto secondo un italiano, Andrea Cassarà, ha vinto il primo e secondo posto a squadre, quindi ho lavorato poco fino ai quarti di finale, poi mi hanno stoppato perché i regolamenti non lo prevedono, però ogni tanto qualche intoppo di percorso lo commettono, c'è, e siamo pronti lì a sfruttarlo. Per esempio a Catania ho fatto la finale primo e secondo posto del Fioretto maschile a squadre, è stata una bella soddisfazione, appuntamento ai prossimi mondiali, ai prossimi europei, e vediamo se di cogliere gli intoppi di percorso qua e là del Fioretto italiano, anche se sono molto molto rari. Grande soddisfazione, perché anche questa edizione del Memorial Bianchi si è conclusa per il meglio, onorando nel migliore dei modi una figura importantissima per l'associazione. Sì, siamo molto contenti perché dopo la celebrazione fatta in Regione Liguria giovedì scorso con tutti i maestri che erano, sono stati allievi del maestro Bianchi, oggi in 2 giorni di manifestazione, di gare, dove al sabato i ragazzini dai 6 ai 13 anni ed oggi i ragazzi invece adulti. Buona partecipazione, infatti abbiamo avuto 10 regioni partecipanti, 30 società e circa 400 atleti. È stata una bella gara, una bella manifestazione dove tutti i ragazzi hanno trovato la giusta soddisfazione, impegno per quanto riguarda questa iniziativa. Dobbiamo ringraziare ovviamente la Polisportiva Tegliese per l'impegno profuso per organizzare al meglio questa manifestazione, perché è davvero molto importante. La prima manifestazione di un 2014 che per l'IJJ sarà ricco di appuntamenti. Sì, senz'altro, partiamo con questa manifestazione per arrivare poi a fine febbraio, inizio di marzo ai campionati italiani che si svolgeranno a Cento in Emilia Romagna, che sarà un passo importante per poi creare la squadra nazionale che parteciperà a maggio in Svezia ai campionati europei. Una IJJ che si è confermata sesta forza a livello mondiale, una IJJ che ogni mondiale, ogni europeo riesce a portare a casa un bel numero di medaglie.
Sì, senz'altro siamo in quell'ordine di grandezza tra la quarta e la sesta nazione mondiale e quindi abbiamo una grossa responsabilità perché i nostri ragazzi devono ogni volta dimostrare il loro valore, ma siamo sicuri che anche a maggio noi riusciremo a portare a casa un buon numero di medaglie e lavorare anche poi per quanto riguarda la categoria senior per novembre. Andrea Notto, il 2014 inizia davvero bene, un successo al Memorial Bianchi che lascia davvero ben sperare per un'altra stagione da protagonista. Sì, questa gara è una gara molto importante per noi per ricordare appunto il maestro e ci siamo combattuti bene e il 2014 è iniziato bene con questa vittoria. Ora abbiamo altri due incontri nella categoria dell'Accademia, speriamo vadano bene anche quelli e boh, speriamo di replicare il mondiale che è andato l'anno scorso. Cosa significa partecipare a un mondiale? Partecipare a un mondiale innanzitutto è un grande onore, perché comunque avere una toppa dietro kimono con scritto ITA ti dà un senso di orgoglio che non si può descrivere. Spazio Danza, società di campioni, il maestro Fazio lavora molto per la vostra crescita. Il maestro Fazio mi ha cresciuto da quando ero un bambino, sul tatami rotolavo e basta, non sapevo fare nient'altro. Ai miei genitori diceva sempre lasciamolo crescere, alla fine ha avuto ragione lui. È un maestro molto bravo, molto dedito ai ragazzi e noi li vogliamo tanto bene perché ci ha cresciuti praticamente tutti insieme. Quindi gli siamo, tra virgolette, debitori. Complimenti a Elisabetta D'Amico che inaugura nel migliore dei modi la sua stagione vincendo il Memorial Bianchi. Primo appuntamento del 2014, com'è andata? È stato emozionante e... Non so cosa, ti giuro. Quando è iniziato Jiu-Jitsu? Ho iniziato 6 anni fa, perché ne vengo dal karate e sono cinturone nera di karate e quindi ho fatto molta fatica a raggiungere anche la cintura nera di Jiu-Jitsu. I tuoi obiettivi per questa stagione? Il mio obiettivo per questa stagione è fare meno gare proprio per prepararmi, per prendere almeno un secondo dan e magari in futuro avere una mia palestra insieme al mio ragazzo che è con me, che fa jiu-jitsu. Sport della Tegliese sono la ginnastica artistica e il jiu-jitsu. Avevamo tempo addietro anche un settore di pallavolo, poi per questioni logistiche così è stato, abbiamo portato i ragazzi in altra società. È dal 77 che la Tegliese opera qui in Valpolcevera, siamo una realtà più vecchia diciamo qua in Valpolcevera. Valpolcevera, come ho detto prima nei ringraziamenti, è in un momento molto difficile, è come tutti sanno una vallata con molti problemi e fare sport in Valpolcevera è una cosa importantissima perché si dà uno sfogo alle famiglie, ai ragazzi, dove poter stare insieme agli altri in maniera, diciamo, noi chiediamo sempre nella serenità, non tanto nell'agonismo, ma quanto nella serenità di fare le cose con semplicità, ecco, con impegno ma con semplicità. Lo sport deve dare questo, lo sport deve dare, deve abituare le persone, i ragazzi a lavorare, impegnarsi come una lezione, come si dice sempre, di vita, non lo sport, ma è così veramente. Tante emozioni dunque qui dal Teatro Cantero di Chiavari, ma tante saranno soprattutto in pedane in occasione di questi campionati del Mediterraneo 2014 che approdano in Liguria. Tanti temi, il nuovo palazzetto dello sport che la Chiavari Scherma sogna e con la società del presidente Sanguinetti e di Giovanni Falcini tutti gli appassionati della scherma della Liguria. Ci fermiamo per pochi secondi, rimanete con noi, seconda parte ancora ricca ovviamente di storie ed immagini. Seconda parte del nostro 14° appuntamento con Stelle nello Sport, il viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria, ancora qui dal Teatro Cantero, anche se usciamo e per un attimo facciamo un tuffo in mare, nello specchio acqueo del Lido d'Albaro per vivere le emozioni del Prima Zona Winter Contest, edizione numero 14 del grande appuntamento della vela olimpica in Liguria. Con il nostro Marco Callai andiamo a vedere le immagini e a sentire le emozioni dei protagonisti. Una seconda parte ricca di storie e di immagini dello sport da un weekend, quello che abbiamo appena trascorso, davvero ricco. Tuffiamoci insieme al nostro inviato Marco Callai.
Ilaria Paternoster, una delle promesse della vela ligure qui al Prima Zona Winter Contest. Che significato ha per te questa manifestazione? Per me questa manifestazione è un grande riconoscimento per il circolo, quindi una regata per il circolo, sempre di divertimento, perché le regate sono un grandissimo divertimento. Le acque del Lido di Albaro sicuramente per te non conoscono segreti. Ma mai dire mai, il mare è sempre, riserva sempre di segreti, di il vento che cambia, le condizioni non sono mai sempre le stesse, però diciamo che da in parte sì, lo conosco abbastanza bene, direi. Benedetta Di Sale, dopo il successo agli europei nel 4 e 20, adesso una nuova esperienza al Prima Zona Winter Contest senza la tua storica compagna. Sì, è una sensazione molto particolare, sono passata al timone, quindi ho cambiato anche ruolo, ho una nuova compagna che sembra molto convinta, molto affiatata, e quindi speriamo di poter andare avanti e avere buoni risultati anche nel futuro. Noi siamo molto felici di ospitare tutti i club liguri e anche da fuori Genova, dalla Lombardia e dalla Svizzera. C'è stata qualche defezione dovuta al cattivo tempo, il club di Lugano che doveva venire con parecchi ragazzi purtroppo non è venuto. Comunque il Yacht Club apre la sua base per ospitare tutte le imbarcazioni e i gommoni di assistenza. È la 14ª edizione, è una nuova formula, infatti questo sabato e domenica ci sono stati ieri ed oggi 4.20, 4.70 e i D1. La prossima settimana siano gli Optimis e poi c'è una settimana di buco, poi ci saranno i Laser. Quindi è una formula che consente di tenere per 2 giorni tutte le barche qui al club. Una collaborazione, quella col Comitato Prima Zona, che dura da anni ed è foriera di soddisfazioni. Sì, molto buona la collaborazione, è la 14ª edizione, forse l'abbiamo già detto, la nuova presidente Luisa Franza è molto brava, è molto entusiasta, si dà molto da fare, ha preso il testimone da Antonio Viretti nella maniera migliore. Weekend di forte maltempo nel genovese, un weekend che almeno per la giornata di sabato non ha fermato il Prima Zona Winter Contest, c'è stato il via regolare con la prima regata. Sì, ieri nonostante la pioggia i ragazzi hanno regattato regolarmente per la prima prova. Nella seconda prova invece il vento è aumentato notevolmente, ma soprattutto è diminuita la visibilità. Quindi il comitato di regata, per ragioni di sicurezza, ha preferito interrompere la seconda prova. Cosa significa per questi ragazzi e per queste ragazze gareggiare in condizioni che per noi umani potrebbero essere definite proibitive? Francamente lo sono anche per i velisti, fra virgolette naturalmente. L'attrezzatura di cui adesso tutte le persone che praticano vela sono dotate, naturalmente sono attrezzature magnifiche, sono mute e cerate stagne, per cui l'acqua assolutamente non entra. Naturalmente non possiamo dire che sia piacevole regattare sotto l'acqua quando c'è il sole, o perlomeno quando non piove. Tutte le cose si fanno più volentieri, quindi anche le regate. Complimenti a Giorgio Gibelli Casaccia, neocampione regionale indoor, hai piazzato un bel 6-17-8, ci racconti com'è andata la tua gara? Ho cercato di tenere la media che speravo di tenere, ho tenuto un po' più alta di quanto volevo, però sono abbastanza contento, cioè sempre un 6-17 che vale, l'ho messo lì e sono contento, la prossima volta si fa meglio. Tuo obiettivo per quest'anno? Per quest'anno penso entrare nella squadra azzurra e fare qualcosa in nazionale sicuro. Che ambiente hai trovato all'Elpis? Un ambiente fantastico, una seconda famiglia potremmo dire. Allenatori, compagni sono tutti con me e mi aiutano sempre, soprattutto gli allenatori nei momenti difficili, quindi mi trovo benissimo. Quanto tempo fa hai iniziato a remare e perché? Ho iniziato a remare 2-3 anni fa. Seriamente forse un anno e mezzo, e penso perché il canottaggio lo trovo uno sport completo che ti aiuta sia il fisico ma soprattutto la vita, perché è uno stile di vita alla fine. Neocampionessa regionale nella categoria ragazze,
Ilaria Bafazzano, raccontaci la tua gara. È stata una bella gara, abbastanza faticosa. Gli ultimi 200 metri pensavo di morire perché avevo malissimo alle gambe. Poi per il tempo sono contenta di aver vinto, però il tempo non è stato uno dei migliori, perché una settimana fa ho fatto il test 2000 e ho fatto 2 secondi in meno di media. Ma sono contenta perché sono 3 giorni che ho qualche problema alla gola e non mi aspettavo di fare una bella gara. Un raduno c'è stato, com'è andato? Sì, ho fatto il raduno qua a Pra con Romagnoli e sono contenta di aver partecipato, di aver provato un'esperienza nazionale, ma devo migliorare ad andare in barca sul singolo perché sono uscita molte poche volte. Edoardo Marchetti vince nella categoria pesi leggeri per l'Elpis. Una bella soddisfazione, sei soddisfatto della prestazione? Sì, sono soddisfatto comunque. Arrivo da una settimana un po' tosta, ho fatto il test sabato con l'allenatore della Nazionale Under 23. Ero un po' stanco e sono abbastanza soddisfatto. Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione 2014? Continuare a migliorarmi e crescere sempre di più per magari poter sognare anche la Nazionale un giorno. Un ambiente stimolante con tanti atleti che stanno facendo bene può essere produttivo. Sicuramente avere atleti come Mummolo, Garibaldi, Gabbia che sono comunque molto forti è sempre uno stimolo in più, cercare di starli insieme, di starli dietro negli allenamenti. Prepara per un altro grandissimo weekend per gli amanti del podismo nel Tiguglio, sabato 1, domenica 2 febbraio, Nicola Fenelli, che cosa accadrà? Succederà una cosa veramente importante perché Santa Margherita Ligure diventa capitale del podismo in Italia. Infatti ci sarà la seconda edizione del Portofino Run a Santa Margherita, questo il sabato 1 di febbraio, mentre domenica 2 febbraio ci sarà la mezza maratona internazionale delle Due Perle. Un appuntamento, la mezza maratona delle Due Perle, arrivato alla 9ª edizione, davvero raccoglierà podisti da tutta Italia. Sì, e questa, come dicevi te, è la 9ª edizione, stanno giungendo tantissime adesioni da tutta Italia, da tutte le regioni italiane, ma anche dall'estero, quindi anche dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, quindi è una manifestazione che è internazionale non solo nel nome ma anche nel fatto. Ci saranno campioni di livello internazionale, ci sarà Ruggero Pertile, Curzi, campioni keniani, etiopi, insomma sarà veramente una competizione veramente all'altezza della mezza maratona delle Due Perle. Il percorso? Il percorso è di incomparabile bellezza perché è la provinciale che collega Santa Margherita Ligure con Portofino, quindi è previsto un giro di boa proprio nella mitica piazzetta di Portofino e nel centro di Santa Margherita, proprio intorno alla basilica di Santa Margherita Ligure. L'arrivo è sul lungomare, quindi è uno spettacolo veramente da non perdere, anzi invito anche tutti i ragazzi e i bambini di Santa Margherita a partecipare sabato alle 15 in Piazza Martire della Libertà perché c'è una competizione, una manifestazione adatta per loro, la Junior Marathon. Le iscrizioni sono gratuite e poi ci sarà un testimonial d'eccezione. Ci abbiamo ancora negli occhi, anche se qualche anno è passato, l'arrivo di Stefano Baldini ad Atene. Sarà lui il testimonial della 9ª edizione. Riferimenti per poter partecipare, per potersi iscrivere? Allora, le iscrizioni sono ancora aperte, si può consultare il sito www.maratoninaportofino.it e lì potete trovare tutte le informazioni necessarie per potersi iscrivere. Non sono soltanto queste le manifestazioni che organizza l'Atletica Rapallo di Nicola Fenelli, durante l'anno ce ne sono poi anche altre.
Sì, c'è, organizziamo a dicembre il Trail di Portofino, che è una corsa competitiva sul monte di Portofino. Quest'anno hanno partecipato 1600 persone e anche in contemporanea la più bella, che è una manifestazione non competitiva, quindi aperta a tutti. E poi c'è il gioiellino della Rapallo Night Run, questa si svolgerà in aprile a Rapallo e anche questa è veramente una bellissima manifestazione. Manifestazioni che nel periodo invernale, un periodo di bassa stagione, creano sicuramente un indotto interessante. Sì, diciamo, oltre lo scopo di promuovere lo sport e quindi dare la possibilità a tutti di poter partecipare alle nostre manifestazioni, è proprio quello di incentivare il turismo in periodi di bassa stagione, quindi dare anche un contributo al benessere della nostra gente, quindi della Liguria, del comprensorio del Tiguglio. E siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento con Stelle nello Sport, ma il viaggio non si ferma qui, prosegue ovviamente online sul canale YouTube di Liguria Sport con tutti i video, le interviste, le emozioni firmate Liguria Sport e Stelle nello Sport, tutte le notizie come sempre online sul nostro portale www.liguriasport.com e dalla prossima puntata, alla 15ª, inizieremo a parlare anche del nostro progetto Stelle nello Sport, che ripartirà a febbraio con tante novità e soprattutto tante iniziative, incontri, eventi dedicati agli sportivi liguri che sono come sempre al nostro fianco. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento come sempre stessa ora, stessa rete, Primo Canale Sport.